Alessandro D'Andrea, nella suggestione del Duomo, alza le braccia al cielo per i colori della formazione Studio Moda e al Gallery di Monturano. E Alessandro D'Andrea della società Studio Moda Hair Gallery di Monteurano, il vincitore della prima Gran Fondo della marca Fermana dello scorso 16 ottobre. Dietro di lui Emilio Curti, sempre della compagine monturanese, e a seguire Emanuele Di Fiore della società Abitacolo Sport Club di Rapagnano. Ideata dal Comitato Grande Ciclismo Porto Sant'Elpidio in collaborazione con i comuni di Fermo e Porto Sant'Elpidio, la Gran Fondo si è snodata su un percorso di quasi 115 km, di cui i primi 80 a una velocità controllata di 30 km all'ora, alla scoperta delle bellezze culturali e paesaggistiche del territorio fermano. Un percorso nuovo per una Gran Fondo, distribuito su un dislivello di circa 1500 metri, con partenza dalla costa, da Porto Sant'Elpidio, e un tragitto mozzafiato alla scoperta dei piccoli borghi gioiello dell'entroterra fermano. La competizione agonistica è partita da Montottone, per la prima volta tappa di una Gran Fondo. L'arrivo si è svolto nello splendido scenario del Girfalco a Fermo, di fronte al Sagrato del Duomo. Presente alla competizione anche lo scalatore in sedia a rotelle e atleta paralimpico Luca Panichi, che ha percorso con la sua carrozzina gli ultimi, faticosissimi 10 km della gara, da Contrada San Giacomo fino alla salita del Girfalco. Una grande dimostrazione, ha sottolineato il regista dell'iniziativa, Vincenzo Santoni, di quanto lo sport possa essere preso ad esempio nella vita di tutti i giorni. Santoni, che ha poi tracciato un bilancio di questa prima Gran Fondo e del suo futuro. Ci sono, ha affermato, ampi margini di crescita della manifestazione e soprattutto del ruolo del ciclismo sul territorio fermano.